Oggi parliamo di un argomento che ci sta molto a cuore, che non sono i capelli di Lisa Gianni, dei quali fondamentalmente non ce ne può fregare di meno. Ho capito, mi passano, mi scoppi. Grazie. Ma parliamo delle feste dei bambini. Allora, no, questa cosa era perché? Perché fra poco mia figlia compie 6 anni. E... ah, tanti auguri a te! Il binomio, io ho compiuto 30 anni, lei ha compiuto 6 anni e è bruttissimo, quindi non fate mai un figlio a 24 anni perché poi avere 30 anni e tua figlia 6, che c'è lo scatto, no? Sia suo che mio, è brutto. Fatelo a 27. Vabbè, comunque. Ah no, soprattutto ci preme parlare di una cosa della quale non parla nessuno. 5 cose, perché abbiamo capito che il 5 sul web va molto. Va molto. Quindi adesso qualsiasi cosa facciamo sarà 5. Ci invitate a cena? Mangiamo 5. Le 5 cose bruttine che proprio non, quelle che proprio non sopportate non che vengono fatte durante una festa di compleanno di bambini. Allora, al numero 1 io perché voglio, è il tuo e perché è il mio e perché a me preme molto raccontare questa cosa, io voglio fare partiamo una subito petizione per abolire in maniera drastica e per sempre scarta la carta, che secondo me è una cosa carina. Scarta la carta è una cosa assolutamente antidemocratica. Vabbè, perché se tu hai fatto un regalo di merda a un bambino e puta caso lo butti lì, a un certo punto arriva e è questo lì, è questo, è quello di Matilde, scarta la carta. E tutti i bambini, e il bambino festeggiato fa questa cosa che io detesto, cioè davanti a tutti lo prende e fa e lo butta. I regali si fanno ad personam, si consegnano, si scartano. Anche perché il Galateo vuole che se uno ti porta un dono, tu glielo devi scartare lì davanti. Esatto, quindi scarta la carta è una cosa da buzzurri cafoni, per favore. E poi io me lo sogno una notte, capito, la cantilena? Scarta la carta, scarta la carta. Il secondo punto, vai. Che anche se è la festa di compleanno di bambini di 6 anni, questo non vuol dire che noi genitori abbiamo un'alimentazione come un bambino di 6 anni. Se c'è una festa dove io dovrò stare là già 3 ore, nel mezzo nel casino, con altri genitori che forse neanche conosco, dammelo un prosecco! Cioè, oh, che cacchio! Che la birretta! La birretta, dammi! Cosa andava avanti a succhi di frutta per 3 ore? Ma come faccio? Ma organici, sciapi! Sì, di quelli succo di mela! Manco una Coca-Cola! No, dai. Che la Coca-Cola, oppure la Coca-Cola senza caffeina, che è proprio la beve la Pepsi Boom. Ma che è? Un'altra cosa fondamentale è il microfono dell'animatore. Cioè, levate il microfono all'animatore. Non state facendo una festa allo Stadio dei Marmi, all'Olimpico, come si chiama, al Dall'Ara. A San Siro. A San Siro. No, siete nel vostro sfigato salotto di, se ci dice culo, 30 metri quadri. No, veramente, togliete il microfono all'animatore. O glielo fate mangiare, cioè... o no, se no, che altro trovate un animatore valido? Non sì, deve per forza avere 50 anni, fate la panza, e deve sudare e puzzare dopo 2 ore e mezza di festa. Quando arriva il momento delle torte, non deve essere direttamente proporzionato al vostro conto in banca la torta, cioè potete anche fare una torta normale, non c'è bisogno di fare una torta di 40 kg glassata e firmata dal cuoco e dallo chef e dal pasticcere di New York, potete fare anche una cosa più normale, anche perché certo, poi se no io mi ritrovo a dover fare la torta con la scultura sopra per mia figlia, perché sennò poi le si incavola, quindi... Quarto punto, fate delle torte normali. C'è gente che si impegna gli ori per fare torte. Posso dire una cosa che nessuno mi dice? I ragazzini la torta non la mangiano. Basta con queste torte, fate una crostata. Fate una crostata, fate da voi, senza andare su... Candele, tanti auguri a te, la in inglese, in italiano, in francese. Sì. Poi, un altro punto fondamentale, assicurarsi che il truccatore che fa il trucca bimbi non sia il truccatore dei Kiss, perché mia figlia, per togliergli quelle montagne di calcestruzzo che gli hanno messo in faccia, ci abbiamo messo 3 giorni. Il giorno dopo è andata a scuola e sembrava che fosse stata un rave. Esatto. Comunque, volevamo darvi delle piccole soluzioni? Sì. Che è successo? No, stavo pensando una cosa brutta. Attenzione. Pensato che mia figlia è nata ad agosto, non ho mai una festa. Ok, allora parliamo di questo. Il dramma dei nati d'estate. Il dramma dei nati d'estate. Allora, prima di tutto, quando volete avere un bambino, fatevi i calcoli. Perché basta un mese dopo, e è settembre. Sarebbe stato perfetto. Quando è nato, che giorno? Il 4 agosto, coraccia. Un po' per carità, lo stesso giorno di Barack Obama, però. Veramente? Sì. Vabbè. Quindi, allora, facciamo i calcoli. Non bisogna fare l'amore per procreare da...
Allora, io faccio sempre più tre. Non si sta capendo ottobre, niente. Ottobre, novembre, dicembre, gennaio. Ma cosa stai dicendo? Da ottobre, 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 novembre. Non ottobre, certo. Novembre, dicembre non si può fare. Ah, l'autunno, le castagne. No. Vimbrulè, no. Va bene. Però le soluzioni, oltre a non procreare nei mesi stabiliti, possono essere due. La prima, contare l'onomastico. Perché noi adesso siamo romane e quindi magari l'onomastico per noi, almeno per me, non ha molta importanza. Però potrebbe essere invece l'alternativa per fare un buon compleanno a tua figlia. Ah, 14 marzo è Santa Matilde. E fagliela. Potrei fare una festa a tema medievale su Matilde di Canossa. No. L'ultima, secondo me, soluzione è, per esempio, fare un calcolo di quanto ti dovrebbe costare una festa e quanto tu vai a non spendere e quindi è tutto riguadagnato. E con quelli, con quei soldi ci vai a fare una vacanza con tua figlia. Bello, bello. Ok? Bene. Ok. Questo è tutto dalla redazione di bigodino.it. Mi raccomando, ragazzi, veramente, non siate idioti quando fate le feste. Non diventate come i vostri figli. Siate normali e ragionate come degli adulti, sapendo che oltre ad esserci dei bambini, ci sono anche degli adulti, cioè noi. Esatto, e anzi noi veniamo volentieri. Noi veniamo volentieri. Basta che non ci fate sentire. Scarta la carta. Secondo me quella è una cosa impossibile.